Come al solito aspettiamo un attimo, aspettiamo, 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 sto ancora aspettando. Carissimi, carissimi amici del 1999, buongiorno, buongiorno a tutti voi e bentrovati. Oggi è domenica, come al solito la nostra domenica, un attimo vedo di recuperare la data. Data dovrebbe essere, no, è il 9 di agosto 2020. Siamo alla puntata 12, incredibile, la puntata 12 del nostro salottino della domenica, nel quale, per chi non lo sapesse, possiamo chiacchierare e dialogare di tutto, fuorché di certi argomenti un po' vietati. Per chi, mi segue lo sa, per i nuovi arrivati. Ci sono le altre precedenti puntate, nelle quali abbiamo parlato del più e del meno, di argomenti più o meno, delicati, e ci siamo un po' anche lasciati andare. Io, lascio un po' da parte la cronaca del gioco, il dialogare, il commentare il gioco per dare spazio, principalmente al fatto che si possa parlare di qualsiasi cosa. Dicevo, questa è la 12ª puntata, quindi siamo alla chiusura del terzo mese ed è un traguardo, per quanto mi riguarda, molto grazioso, perché non mi aspettavo già di poter proseguire tutto questo tempo. Sono contento e bene. Dicevo, ci sono argomenti più o meno delicati, argomenti dei quali possiamo parlare con tranquillità, altri che vanno presi con le pinzette, perché sono un po' più particolari, sono un po' più, ci sono delle categorie più sensibili, quindi certi casi, per esempio, io la butto lì, l'argomento politica, cerco di evitarlo perché abbiamo fatto qualche accenno nelle puntate precedenti, però ribadisco, è un argomento piuttosto delicato che preferisco evitare. Poi magari nelle mie zone si tratta di un periodo elettorale, quindi non è proprio il massimo, dico. Comunque, al di fuori della politica, al di fuori magari di certi argomenti che non voglio neanche nominare, possiamo parlare un po', di qualsiasi cosa. Il gioco che vedete, per chi non lo sapesse, è Real Farm. Lo usiamo esclusivamente perché ci serve da sottofondo per coprire, diciamo, i buchi. Poi appena possiamo fare una bella grigliata la faremo. Ma a sbaglio o c'è l'ombrellone messo volutamente al di fuori del tavolo e io riesco a salire sia sul tavolo sia sull'ombrellone? Immagino di sì, ci voglio provare. Non mi riesce. Porca miseria, non riesco a saltare sull'ombrellone, è una stupidaggine, ma lo voglio fare. Non riuscirò a dormire se non riesco a salire sull'ombrellone. Ecco. Eccoci, vabbè, siamo scesi dall'ombrellone. Qui sul tappetino non si salta, il tappetino rimbalzoso, più fermo, più inchiodato del mondo, va bene. È talmente teso che non si può smuovere. Detto questo, dunque, io volevo farvi sapere semplicemente che gli argomenti li proponete voi. Scrivete in chat quello di cui volete parlare, se l'argomento è plausibile se ne parla, se io conosco qualcosa sarò ben lieto di condividerla con voi, se voi conoscete qualcosa a proposito dell'argomento che volete proporre, io sono una persona ignorante, per cui se volete insegnarmi qualcosa dell'argomento io sono ben felice di farlo. Quindi diciamo che abbiamo totale libertà, ripeto, facendo eccezione per qualche caso particolare, insomma, qualche argomento che non, che è meglio non destare, non disturbare il cane che dorme. Ok, dato che comunque al momento non abbiamo particolari suggerimenti, io do una controllatina ai miei campi. Voglio vedere in che condizioni sono. Qui addirittura ci sono due coltivazioni. Guarda un po'. C'era uno dei lavoratori che stava facendo qualcosa. Lavoratore 8 al campo 4 con il tosa erba.
quindi ho provato io a lasciarlo di modo che lui facesse di nuovo quel lavoro. È a buon punto comunque. E adesso credo sia arrivato il caso di dare una controllata a questi campi. Quindi andiamo con un altro veicolo, che quello per ora è abbastanza lontano e non sarebbe utile ai fini della mia missione, insomma, di quello che io debba fare. Vediamo cosa ci dice di questo campo. Questo campo è stato arato, va bene, coltivato, va bene, umidità, va bene. Penso che ci sia da disinfestarlo un pochettino. Almeno la mia idea è questa, perché qua non tanto, vabbè, tra poco passerà arancione e non è proprio grandioso, la percentuale non è proprio il massimo. Va bene, ma non è seminato comunque, vero? A me non mi dice, però voglio ricontrollare. Che qua mi dice che ci sono due tipi di coltivazione. Però io in magazzino non ho niente. Ah, c'era in sospeso quella famosa storia della raccolta dell'erba che non mi riusciva. O meglio, mi è riuscita molto molto in parte. E questa è una cosa da ricontrollare. Tra l'altro ho controllato per gli aggiornamenti del gioco, per eventualmente vedere se c'era, se ci fosse un qualche bug, ma non c'erano aggiornamenti da scaricare. Quindi probabilmente mi voglio auto-augurare che si tratti di un mio errore e non di una qualche difficoltà del gioco, insomma, altrimenti rimaniamo bloccati, poi non possiamo fare nient'altro, o meglio, non possiamo fare quella particolare operazione e dobbiamo sviare su altri lidi. Vediamo un po', dato che qui c'è il nostro lavoratore, che almeno in questo momento non si vede fare nulla, giustamente, informazioni sul campo. Ah, fino a quando lavora non possiamo. Ecco, la volta scorsa il dubbio che mi veniva era perché in certi posti io riuscissi a raccogliere l'erba con il raccoglitore, che è questo attrezzino giallo che vediamo qui, che in parte è riempito con l'erba, ma ci sono altri spazi del campo che non si riesce a svuotare da questa erba. Va bene, a questo punto non ci resta altro che aspettare questo lavoratore e poi riproveremo a fare questo tipo di raccolta, dato che non c'è nient'altro al momento. Poi volevo anche cambiare un pochettino i lavori da fare, non diciamo monopolizzare qualcuno, quindi andrei anche alla bacheca dei lavori da questa parte nel frattempo. Così poi anche il lavoratore finirà il suo lavoro e noi potremmo... Sto prendendo la strada giusta? No, è proprio il senso contrario, vabbè. Dicevo, il lavoratore finisce il lavoro che c'è nell'altro campo e noi possiamo poi andare a fare l'altra fase. Bene, volevo sempre ricordarvi il canale Old Slow Video Gamer, lo dovreste già conoscere. E poi io sono sempre lo zio, sono il paziente zero, doc, beh, insomma ragazzi, fate un po' voi, io non ho dei problemi di sorta, non ho ancora sinceramente scelto un soprannome, un nickname per questo canale. Lo zio mi piace perché diciamo che si confabula un po' all'età, però insomma non che sia così assoluto, ecco, diciamo così. Ho avuto un attimo un vuoto, vediamo un po'. C'era l'altro, scusami, l'altro trattorino, grazie. Ecco, dato che siamo qui, proviamo a fare a questo punto questa questo tipo di lavoro.
Ah, si vede la pioggia finalmente, che bello. Agganciamo. Mi dà 1079. Ho attivato l'attrezzo. Vediamo se adesso, dopo un'altra raccolta di erba, per adesso sta camminando. In che modo cammina questa roba? Cioè, qual è il segreto per farlo lavorare correttamente? Sono un po' bloccato. Forse è meglio che io lo sgancio e lo riprendo dopo. Oh mio Dio, mi si è buggato, dai. Non ci riesco a credere. Non si muove più, ragazzi, non riesco più a sbloccarlo da questa cosa. Rimuoviamolo, chissà che io riesca. Ma sono sceso dal veicolo, infatti. Entriamo. Vediamo se riesco ad agganciarlo nuovamente con una manovra un po' più esterna, di modo che dia meno problemi, altrimenti non riesco più a sbloccarlo dal punto in cui sono riuscito a metterlo. È abbastanza stupido, diciamo, bloccare sta cosa così, dai. Va bene, dato che il gioco fa così, noi. Riesci a muoverlo? Dai. Si è bloccato in una curva, c'è qualche. Ci sarà qualche mesh, qualche nanomesh che mi blocca il movimento, è incredibile. Ok, riattiviamo l'attrezzo, augurandoci che stavolta funzioni. Niente, non sta funzionando. No, funziona malamente, a malapena. C'è un commento. Leggo. Eccoci, oh, buongiorno Arlok, buongiorno e bentornata. Stavo provando a fare quell'operazione che non mi riusciva la settimana scorsa, ma che non sta riuscendo nemmeno questa settimana, perché lo fa solo in parte e mi sto dannando l'anima, non capisco il perché non voglia farlo. Cioè, veramente, se si dovesse seguire la stessa. Ecco, un poco va e un po' no. Adesso per esempio sta camminando però a sezioni. Cammina un poco e poi si ferma. E non posso nemmeno assumere un lavoratore per questo lavoro. Ce lo fa a tratti. Dicevo, se si dovesse fare davvero nello stesso senso che io ho utilizzato con il tosaerba, sarebbe impensabile fare una cosa del genere. Davvero. È pressoché impossibile. Come faccio a seguire la stessa identica strada che ho fatto con il tosaerba? Ecco, adesso cammina. Poi non ci sono dei colori che mi. C'è un po' di verde, forse devo diversificare il verde dal giallo, non potrebbe farlo automaticamente. Insomma, adesso un pochettino sta andando. Un po' si ferma, un po' va, è sempre molto altalenante. Va su, giù, il letto va su, il letto va giù, il letto va su, il letto va giù. Un po' cammina, un po' no. È molto molto pindarico questa cosa, fa un po' quello che gli pare. Scusi, signor raccoglitore di erba, se lei andasse in maniera più fluida, magari io potrei anche finire questa cosa. Ecco, adesso si ferma di nuovo. È andato un po' avanti, però non c'è. Non riesco a capire perché non ci sono parti. Alcune parti le cancella, altre parti no. No, proprio non riesco a capire, davvero. E non l'ho letto, poi mi ero ripromesso di andare a cercare qualche informazione. Vediamo se c'è un'informazione nella guida. Aiuto. Aratura, vincenda, coltivazione, semina, mietitura,
qui venire, c'è tu metti trebbia, no, questo non c'entra. Agricoltura avanzata, non ho miglioramento della resa. Coltura richiede fertilizzazione tra valli, iniziamo un monitoraggio essendo stato del campo, mantenere la terra in salute arandola dopo ogni mietitura o rimuovendo le colture che sono marcite. Tieni sotto controllo lo stato del tuo campo per scoprire se sia necessario, va bene. Il fieno non mi interessa accumulare denaro. Vendita dei prodotti, no. Negozio. Animali non c'entra. Leggo ancora, ci sono altri commenti che leggo. Magari è proprio lento e non puoi farci molto, oppure guardare la guida. È quello che sto facendo, infatti. Ma non c'è qualche cosa di specifico riguardo la raccolta dell'erba? Per poter lavorare questi campi con successo sarà necessario ararli, coltivarli, seminarli, fertilizzarli e mieterli, seguendo il giusto ordine. Ciascuna coltura presenta caratteristiche, velocità di crescita e requisiti diversi, così come un determinato prezzo di vendita sul mercato. Pensa attentamente a cosa coltivare durante la prossima rotazione delle colture. Io credo che ci sia allora comunque giusto un cerchio preciso da dover seguire per poter fare le colture. Forse l'erba andava fatta dopo un altro tipo di coltura o prima di un'altra, boh, non lo so. Quindi non riesco a raccoglierne tantissimo, ma non ha senso che ci sono punti dai quali passo e mi dia qualcosa. Me lo dia in un senso e non nell'altro, viceversa. Vedi, perché per ora sta andando. La volta scorsa, pur avendo fatto tutti sti giri, non c'era modo di farlo andare, ma proprio andava completamente a zero. Forse perché ora ho fatto il secondo giro di tosatura e magari permette di raccoglierlo di più. Avanza, vedi, avanza un pochettino, siamo per i fatti suoi. Io tra l'altro non è che riesco a capire se c'è un senso di. C'è se andare in un verso o in un altro, ecco, non lo capisco. Che poi teoricamente si tratta di un raccoglitore, quindi dovrebbe raccogliere a prescindere. Che sia in un senso o nell'altro. Boh. Lì mi imbottiglio di nuovo se sbaglio di nuovo il senso. Quel blocco sbagliato, insomma. Boh, non lo so. Va bene, vediamo, facciamo un pochettino avanti e indietro. Nel frattempo, se avete un argomento del quale volete parlare questa domenica, io volevo un po' aggiornarvi sull'andamento del canale. È ovvio che stiamo entrando nella settimana del Ferragosto, che sarà praticamente il venerdì sera sarà. Venerdì è il 14, sabato è il 15, quindi io credo che anche facendo delle trasmissioni, non sicuramente in live in quel periodo, non credo che ci saranno. Come voi sapete, noi siamo già molto molto pochi, siamo ristretti, quindi in quei giorni fare delle live credo sia veramente surplus. Quindi non so se. Dal 13 in poi, fino magari a 16, sono previste le trasmissioni. Prendiamoci tra virgolette delle piccole ferie. Magari io, se domani sera, che è lunedì, sarà lunedì, magari abbiamo possibilità di fare un'altra puntata di Root Letter e poi lo mandiamo in ferie anche lui. Però poi diciamo che c'è il lunedì 17, che praticamente si potrebbe anche fare. Però io non so se a questo punto, domani sera, facciamo il 21° episodio di Root Letter e poi, insomma, ci facciamo gli auguri e questa settimana la saltiamo linea o caldo, permettendo o meno. E poi riprendiamo la settimana entrante, così io nel frattempo posso.
nemmeno posso far tanto con la compagnia telefonica perché purtroppo già non rispondono a tempo di pace, figuriamoci durante la settimana di Ferragosto, quindi non potrò fare granché. E poi dalla settimana entrante, non questa da domani in poi, ma la successiva, dal 17 in poi, allora direi magari di riprendere un po' di attività, poi sapete com'è, insomma, finiscono le ferie, si torna un po' a lavorare, quindi anche se comunque è ancora piena estate e c'è chi va in ferie dopo, è ancora preferirà tranquillamente stare in giro piuttosto che chiudersi a casa a vedere una live, anche perché anche comunque c'è da dire che le live si possono guardare anche fuori col telefonino, insomma, cioè, se siete in giro, magari non avete. Io mi auguro che voi abbiate di meglio da fare quando siete in giro, perché questo è un altro discorso che abbiamo già preso. Magari prezzo speciale per il frumento a gran corpo. Sì, ma non ho frumento, quindi se siete con gli amici, io mi auguro che voi siate talmente furbi da prendere il telefonino e metterlo da parte e parlare insieme ai vostri amici, piuttosto che stare a guardare Facebook mentre siete seduti al ristorante, in pizzeria o al bar, ovunque voi siate. Io mi auguro che voi siate più intelligenti di questo. Spegnete il telefonino e no, non seguite le mie live, state con i vostri amici, chiacchierate, parlate, divertitevi, scherzate, guardatevi negli occhi e parlate viso a viso, parlando, scambiando i messaggi vocali tra voi direttamente, non con il telefono. Mettete il telefono da parte, ragazzi, perché il telefono ci sta, no, ci sta, ha distrutto totalmente i rapporti sociali. Spesso non ci rendiamo conto delle persone che ci passano accanto perché siamo troppo impegnati a guardare l'ultimo post di Facebook o l'ultima foto su Instagram di qualche influencer del cazzo, scusatemi se mi esprimo così francamente. Si perde di vista la realtà, si perde di vista la sincerità e la verità delle cose. Si mistificano anche le cose perché nei messaggi non si legge il tono. Poi ci sono leoni da tastiera che dietro un telefonino, dietro un monitor con una tastiera davanti si credono i padroni del mondo e a loro, nella loro testa, offendono, si sentono superiori, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, mettete il telefonino, il tablet da parte, il computer portatile che sia, interagite con i vostri amici, con i vostri conoscenti, con i vostri parenti, con la vostra famiglia, perché è molto, molto, molto più importante di una mia stupidissima live. Potrà sembrare controproducente con quello che dico io, ma io dico sempre quello che penso, sempre e costantemente. È un mio difetto, lo so, ne pago le conseguenze, talvolta sono anche brutte conseguenze, io non lo metto in dubbio, però preferisco essere sincero e diretto. C'è un altro commento: scambiatevi un segno di affetto. Sì, decisamente, decisamente, Arlock. Perché mancano anche segni d'affetto, manca anche un cavolo di abbraccio. Io capisco che siamo stati veri. Abbiamo vissuto un brutto periodo, quello della chiusura. Adesso la gente è in una fase di incoscienza totale, perché molta gente ha anche perso il senno durante quel periodo. C'erano persone che proprio non sopportavano lì. E tuttora credo che non sopportino di stare a casa, ma io vedo in giro lo sfacelo più totale, il disinteresse più totale, l'idiozia e l'incoscienza fuori controllo completamente. E purtroppo vediamo che i contagi vanno salendo in maniera esponenziale e questo ci sta portando inevitabilmente a un altro periodo di chiusura, eh? Questa incoscienza, questo fatto di non avere rispetto né per noi stessi né per gli altri ci sta portando a quello che sarà un secondo lockdown. E già il primo ha portato 1.200.000 licenziamenti e più. Il secondo porterà al disastro sociale. E io spero che le mie parole siano false, perché veramente non so se ci dovesse essere un secondo lockdown, purtroppo non sarà assolutamente bello né durante né quello che ci sarà dopo. Perché la situazione sociale, lavorativa,
di vita è pressoché oltre il baratro. E ci sono i politici e i governatori che stanno facendo finta di nulla e le persone che per strada si stanno veramente disastrando. E questa incoscienza totale di chi se ne fotte, di chi se ne strafotte e di chi pensa di essere al di sopra della legge, dell'infezione o del rispetto nei confronti delle altre persone, ci sta portando veramente in un brutto, brutto, brutto baratro. E io dico queste mie parole che sembro fatalista, sembro disfattista e pessimista, io sono purtroppo delle cose, da noi si dice pensa a male che ti riesce il bene, dico io intanto penso a male, se riesce bene sono felicissimo. Magari può sembrare una tragedia quello che ti dico io, un'esagerazione, però siccome il primo lockdown è stato terrificante e ne stiamo pagando le conseguenze amaramente, se ce ne dovesse essere un secondo, la situazione di certo non migliora. Magari ci può essere un restringimento dei contagi e questa è la cosa essenziale e buona, ma quello che ne verrebbe dopo, da mancanza di lavoro, da mancanza di l'economia che si ferma, non si riesce più a vendere, non si riesce più insomma, a tenere un ritmo. Ripeto, se prima siamo arrivati a 1,2 milioni, può darsi che arriveremo a 2,5, a 3, a 4, perché poi lo sai, più tempo si sta fermi, peggiore la situazione e peggiori saranno i postumi, diciamo così. È una brutta cosa da dire, me ne rendo conto, però purtroppo è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti. Mi dispiace, non volevo essere, insomma, non volevo rattristare la giornata. Capisco che sia domenica, ma fa parte della vita. La nostra vita è anche questa. Quindi, torniamo al discorso principale, che era quello del rispetto, della socialità. Ecco, quando siamo in giro, spegniamo i telefonini, stiamo con gli amici, parliamo con gli amici. Parliamo tra noi davvero, se possiamo, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, ci diamo dei baci. Per chi può fare altro, lo faccia, ben venga, sono felice per voi. Non mi spingo oltre nella descrizione, sarebbe superfluo. Però ragazzi, sempre con gli occhi aperti, con gli occhi molto aperti perché la situazione è delicata. Non facciamo distruggere, non permettiamo alla tecnologia di farci usare dalla tecnologia, perché è questo poi in fin dei conti. Noi umani, piuttosto che sfruttare la tecnologia a nostro vantaggio, ci stiamo facendo, no, ci siamo fatti ormai soggiogare dalla tecnologia. E quello che sto dicendo io, se ci fate caso, è contro me stesso, perché io sono praticamente qui facendo le trasmissioni in diretta usando mezzi tecnologici e raggiungendo voi esclusivamente attraverso la tecnologia. Quindi se io vi dico di spegnere il telefonino o spegnere il computer per andare fuori a farvi un giro in bicicletta, una passeggiata con gli amici, andare al ristorante, io lo dico contro i miei interessi. Ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. Io sono più felice quando vedo in giro e vedo le persone al bar che ridono, scherzano tra di loro, al ristorante parlano, piuttosto che vedere una coppia di fidanzatini in una pizzeria messi a tavolo, ognuno dei quali ha la testa chinata sul proprio telefono e l'uno di fronte all'altro a 50 centimetri non si guardano. Io ragazzi darei l'anima al diavolo per avere una ragazza con la quale condividere una serata in pizzeria e voi che ce l'avete guardate i messaggi su Facebook o le foto su Instagram. Siete davvero deficienti, ve lo dico proprio con il cuore aperto. Siete dei deficienti totali. E non mi vergogno di dire queste cose, sono forse presuntuosamente fiero di dirlo. Non me ne frega niente, chi mi vuole additare, chi mi vuole attaccare lo faccia pure, io non ho problemi a dire quello che penso, assolutamente. Tra l'altro io ultimamente avevo da dire una cosa su Facebook,
riguardo a una questione politica. Ho espresso il mio parere politicamente in maniera molto aperta e mi hanno bloccato l'account. E non ho problemi a dirlo assolutamente, l'ho detto apertamente, mi hanno bloccato l'account, me l'hanno messo in, come si dice, in sospensione perché vogliono assicurarsi che sia io quello che parlo, insomma, un motivo come un altro per dire che le mie parole hanno dato fastidio a chi di dovere e ho l'account bloccato su Facebook. Ho già inviato le modalità di sblocco perché non ho problemi. E aspetto che lo sblocchino. Mi sa che non lo faranno perché conosco i miei polli. Evidentemente a qualcuno ha dato fastidio il fatto che io avessi pubblicamente sputtanato gli atteggiamenti politici di qualcuno e non me ne vergogno. È inutile fare nomi perché se qualcuno mi conosce privatamente, sa di quello che parlo, può andare a controllare. Non so se abbiano cancellato il mio commento perché dopo che l'ho fatto mi è arrivata la segnalazione di blocco, quindi non lo so se è ancora in pubblico, ma se è là, è rimasto là. Vedi, la sincerità è un'arma a doppio taglio. Bisogna. Intanto mi fa stare bene con me stesso perché comunque non porto maschere, non le so portare, non ho idea di cosa sia una maschera, ragazzi. Sì, magari sai com'è se io fossi impiegato in un negozio, no? Sono stato, ho lavorato in negozi, tanti tipi di negozi, quindi quando viene il cliente è logico che uno deve essere piuttosto gentile, cordiale, avere sempre un sorriso, far sentire il cliente a proprio agio, quindi diciamo che si indossa una maschera di cortesia che poi comunque se il cliente ti fa arrabbiare. Perché hai rallentato, tesoro? Cioè se il cliente ti fa arrabbiare, ti fa indispettire, è logico che la maschera di cortesia se ne va un po' a quel paese, però sai come si dice, poi il cliente ha sempre ragione, relativamente, perché poi ci sono clienti che sono maleducati proprio di fondo. Però insomma, diciamo, la maschera di gentilezza e di cortesia in un ambiente lavorativo è diversa da una maschera sociale di quando tu esci da casa e fai credere agli altri di essere qualcun altro, cioè se, per chi mi conosce lo sa e ve lo potrebbe dire benissimo, e quando lo zio è fuori fa pure così, parla sempre a ripetizione, è una macchinetta, non si ferma mai, le cose che deve dire le dice, se ti deve sfottere ti sfotte costantemente. Io le persone appena conosciute dopo 2 o 3 minuti scherzo e può essere preso magari difficilmente, però è il mio atteggiamento, leggo ancora. Considera che anche gli influencer hanno la loro parte in tutto questo, bisogna prendere esempio da modelli veri di vita. Sì, vedi, questo è uno dei problemi. Purtroppo gli influencer fanno giustamente quello che porta soldi. E da un lato, come io ho già detto, io non condanno gli influencer, perché io ti ripeto, in questo momento non lo so, perché la cosa non mi compete. Però se domani mi dovesse arrivare la casa una società X e mi dicesse zio, io ti do 1.000 euro, dico una stronzata. Se tu giochi al gioco Cippi di Merlo e dici che è il gioco più bello del mondo, logicamente io prenderei 1.000 euro, me li intasco e ti direi guarda che ho giocato a Cippi di Merlo e anche se mi fa schifo, ti direi che è il gioco più bello del mondo o un gioco molto bello. A questo punto io ti posso dire che probabilmente mi venderei, perché mi farebbero comodo i 1.000 euro. Ma c'è un'altra cosa. L'influencer, sai cosa torna? Torna al discorso dei musicisti. Ti prendo l'esempio dei musicisti, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa. Il musicista, se ha il suo pubblico di 1 milione, 2 milioni, 5 milioni di affezionati, ha fatto reggae, per dire, sparo lì. Poi vede che i suoi fan, i suoi seguaci restano sempre quelli, e ha fatto 5 album di reggae. Io non capisco perché lui nel sesto album debba fare musica da discoteca per andare a prendere gli altri fan. È la stessa cosa, penso che sia un influencer. Se l'influencer parte, per esempio, facendo il trucco, ok? Parte facendo il trucco e ci sono le case di
di make-up, quelle che vendono prodotti di estetica, di bellezza, che pagano l'influencer, pagano la signora per dire Anna, c'è la signora Anna, e poi dice Anna, io della casa cosmetica HH per dire, ti do i miei rossetti, tu provi i rossetti e dici che sono fantastici, che hanno una qualità buona, eccetera, eccetera. Benissimo. Questa signora Anna con la casa HH fa i suoi bei soldoni. E sai che è una ragazza che si occupa di trucco, di make-up, di estetica, bene. Dopo un certo punto questa signora comincia ad avere dei bei soldoni, ok? È logico che la sete di soldi ti porta sempre a volere più soldi. E su questo siamo pienamente d'accordo perché purtroppo siamo tutti bene o male avidi, chi più chi meno, ma a tutti fa comodo, il denaro sarebbe stupido e ipocrita a dire il contrario. Ma se quella donna, che dopo X periodo di aver intascato milioni di euro arriva, Cippi di Merlo, gli dice: senti, tu devi, io ti do il gioco e tu devi dire che il gioco, questo che ti sto dando io, è il più bello del mondo, e ti metti a giocare. Io direi, siccome io ho i miei soldi, ho i miei fan, perché devo cambiare il mio brand? Perché devo fare una cosa che non c'entra niente? Perché devo seguire solo la scia dei soldi? Ti ripeto, è anche giusto se io seguissi una scia di soldi, che non ho. Ma è inutile che io, ultramilionario con milioni di fan, vado a cambiare bandierola da un giorno all'altro perché anziché avere 20 milioni di euro ne voglio 21. E posso capire che uno da zero vuole arrivare a 1000 e si vende un pochettino, dice vabbè, mi vendo un po' perché 1000 euro in tasca fanno molto comodo. Ma se uno ne ha 20 milioni, cambiare da 21 ti devi comprare il quarto yacht, mi sembra molto 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 superfluo. È molto sbagliato, è falso. È falso perché poi ti vendi, dico, per niente. È contraddittorio anche quello che ti sto dicendo io. Io non lo so, veramente, è strano. Tutti potrebbero fare il ragionamento, vabbè, guarda, a me non me ne frega niente, io mi vendo, tanto mi pagano. Quelli che vogliono parlare male ne parlino, tanto chi se ne frega, io mi tasco sempre i soldi. Ed è questo il ragionamento che fanno le persone. E sotto un certo punto di vista, di nuovo si è bloccato, perché si blocca ogni tanto c'è sto... Dicevo, sotto un certo punto di vista potrebbe anche essere giusto, perché ripeto, fanno tutti comodo i soldi, siamo tutti golosi di soldi, siamo tutti vanitosi di potere, vogliamo essere tutti famosi, vogliamo essere tutti conosciuti, perché siamo un po' narcisisti, perché ci piace essere amati, essere famosi, ci piace che la gente ci possa fermare per strada. Ehi, guarda, c'è lo zio, quello che fa la diretta, lo sai che mi piace la tua diretta, fammi fare un autografo. Ma è soddisfacente, cioè è una cosa normale, siamo tutti nel nostro piccolo più o meno, tanto più o tanto meno vanitosi. Ed è normale. Nel film L'Avvocato del Diavolo, Al Pacino diceva: vanità è senza dubbio il mio peccato preferito. E aveva tutte le ragioni del mondo. Voglio dire di no. Però ti dico, non lo so. Poi giustamente gli occhi fanno venire la vista ai ciechi, si dice dalle mie parti. E penso sia una cosa normale. Ma d'altro canto c'è sempre l'altro lato della medaglia, che sono i seguaci. Sono quelli che magari non hanno una forte personalità e si fanno boicottare, cioè vivono la loro vita in funzione di quello che dicono gli influencer. Se viene un influencer, soprattutto parliamo di influencer donne che hanno un potere sulle altre donne impressionante, se viene l'influencer, la signora Anastasia, per dire, lei ha fatto un contratto con le borsette X. La casa X dice: tu devi fare un filmato al giorno con una borsetta al giorno, noi te le forniamo ovviamente gratuitamente, tu vai in giro, ti fai le foto con il marchio delle nostre borsette X e dici che sono belle, che sono comode, che sono alla moda, che hanno un design così colà, che hanno colori. C'è un altro commento e di esempi autentici e sinceri ce ne sono pochi. No, non ce ne sono, cara mia, non ce ne sono. E dicevo,
Si fanno le foto su Instagram e tu vedi 10, 12, 15 foto al giorno con la borsetta X. Lei è pagata per fare questo. Le borsette che ha sono gratuite, quindi su è tutto guadagno e pubblicità. Poi magari quelle borsette, quando tu vai nel negozio, ti rendi conto che una borsetta costa 250, 300, 400, 500. Dipende che tipo di borsa, possa essere 1000, 1200. E ci sono persone che si fissano che veramente quella cosa è alla moda, fa tendenze e cose del genere, e magari non ci arrivano nemmeno in un mese a guadagnare quella cifra. Magari tu prendi una commessa, per dire un esempio, che si spacca i fianchi, per non dire altro, 10, 11, 12 ore al giorno, magari guadagna 700-800 euro, la sparo lì. E poi la sua testa, per un motivo o per un altro, la fa diventare succuba, innamorata di questa influencer, e va a comprarsi 400 euro di borsa e fa malavita, perché l'unico modo, secondo lei, per sentirsi alla moda, per sentirsi importante, è seguire un influencer, perché ce ne sono di queste persone e ce ne sono tante. Nel frattempo qua il lavoro va molto molto alla rilenta, passo strapasso, contropasso, però siamo andati poco oltre la metà. Gli esempi degli influencer buoni, io ti devo dire che personalmente l'unico influencer che seguo sono me stesso. Mi influenzo molto da solo. E non mi va di seguire le mode, io sono sempre una persona contro tendenza, contro tutti. Io litigo con il mondo, sono incazzato con il mondo e lo dico apertamente, come sempre. Non ho problemi di alcun tipo nella mia sincerità e cose del genere. Finora ti devo dire che io esempi buoni degli influencer non ne ho visti mai. Personalmente, ci saranno, magari me li sono persi, no? Per carità, non dubito che ci siano, però non ho queste grandi aspettative, devo dire la verità. Non mi aspetto assolutamente che su 1000 video di influencer ce ne sia uno. Secondo me è più ampia la maglia, sarà uno ogni 3 o 4 mila videoclip in cui un influencer dice una cosa sensata e di buon esempio. E comunque ti devo dire anche un'altra cosa, che secondo me, e lì sono veramente cattivo, un influencer che dice tra virgolette una cosa buona o sensata, di questi che le dicono, quanti di questi influencer lo dicano con cognizione di causa, perché lo sentono davvero e non perché è un altro modo di farsi pubblicità? Secondo me la percentuale si stringe ancora tantissimo, eh? La vogliamo mettere, gliela diamo per buona, c'è un messaggio buono ogni 1000, quindi facciamo 10 ogni 10.000, e di questi 10 messaggi, secondo me, facciamo 50 e 50, dai, 5 sono detti con sincerità, con cognizione di causa, gli altri 5 sono detti perché è un altro metodo di farsi pubblicità, di farsi belli e di farsi conoscere, insomma, e di ampliare il proprio pubblico o la propria influenza, proprio, dato che parliamo di influenza. Secondo me, mi sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, davvero, mi auguro tantissimo di sbagliarmi, ma secondo me c'è molta molta convenienza anche nel dare il buon esempio. Anche perché se dai il buon esempio e poi con altri 100, 200 filmati o foto successive che siano, non lo segui. Sai come si dice, siamo tutti bravi a parlare, poi sono i gesti che contano, sono i fatti. Molta gente è anche contraddittoria con se stessa. Ho fatto io poco fa un esempio molto contraddittorio, che magari mi venderei se avessi bisogno, ma non lo so. È una cosa che farei, ma perché potrei aver bisogno in quel momento? Sì, sono situazioni che magari ti portano a fare qualche cosa che non vorresti o che non hai preventivato di fare. Ma torniamo sempre all'esempio cardine. Un influencer milionario ha veramente bisogno di avere milioni su milioni ancora?
E riprendo di nuovo l'esempio del musicista. Sono strane cose, sono situazioni nelle quali magari ci si può trovare e per un qualsiasi caso non puoi dire di no o non vuoi dire di no perché in quel momento ti fa molto comodo quella cifra, ti serve per qualche cosa. Sai com'è, ci sono, vedi, ad esempio in questo momento ci sono tante persone che hanno perso il lavoro, magari si trovano in delle condizioni in cui hanno seriamente bisogno di qualcosa e magari si trovano costrette a fare dei lavori o a stringere dei patti che non avrebbero fatto in tempi non sospetti, non so se rendo l'idea. Purtroppo poi siamo esseri umani, abbiamo le nostre debolezze, abbiamo i nostri momenti bui, le nostre difficoltà, sono cose che vanno calcolate. Possono essere inaspettate, possono capitare, non capitare. Sto facendo un discorso anche questo delicato. Mi sono anche lasciato un po' andare. Io quello che dico è questo, che probabilmente ci potrebbe non essere la necessità, cioè non presentarsi, scusate, la necessità di fare l'influencer solo e esclusivamente per guadagnare soldi, ma fare l'influencer perché veramente si crede in qualcosa. Non so quanti di questi veramente lo facciano perché credono. Ci saranno, ovviamente, ci saranno, non lo metto in dubbio. Ma poi siamo sempre là. Un influencer ha la fortuna per qualsiasi caso di diventare famoso e possono cambiare le cose, possono cambiare gli ingaggi, possono cambiare i metodi, ci si può montare la testa. Probabilmente, potrei farlo anch'io, potrebbe succedere a me, magari un domani la mia utenza cresce. Cominciano a esserci, ma non dico milioni, cominciano ad esserci 2-3 mila, sai, guarda, può darsi che mi monti la testa, non lo posso sapere, domani magari potrei cambiare, non lo so, io mi auguro di no, perché non vorrei deludere me stesso e deludere chi crede in me e chi mi conosce, non vorrei, ma purtroppo non posso dirlo se cambierò o meno, e ribadisco, mi auguro di no. Perché non, fino a questo momento non sono disposto a mettere in gioco la mia sincerità e il mio modo di essere. Sono presuntuoso? Sì, probabilmente. Sto facendo un peccato di presunzione, ma è quello che sento, quello che penso. E penso anche che questo trattore non funzioni bene. Però fino ad ora a 6.000 ci siamo arrivati, non so in che modo, qui l'erba un po' sparisce. Un po' non si sa, boh. Bene, il discorso degli influencer l'abbiamo tenuto per un bel po', eh. C'è la ruota che slitta. Nel nulla. Perché ogni tanto ti blocchi, caro, il mio trattorino? Tra l'altro abbiamo preso quell'altro. Questo è quello più potente. E magari mi sta venendo un altro dubbio. Non è che probabilmente per far lavorare bene questo raccoglitore, anche se richiede meno cavalli, probabilmente con un trattore molto più potente lavorerebbe meglio? Questa è una domanda alla quale io non trovo risposta. La troverò solo successivamente. Veramente non riesco a ancora, nonostante tutto, non ho trovato il senso. Un po' lo fa scomparire, un po' no. Boh. Si è bloccato di nuovo. In che modo funziona sto maledetto coso? Guarda, non si muove più completamente. Né avanti né indietro. Posso dire che c'è qualche cosa di buggato in questo tipo di raccolto? Va bene, non lo posso sbloccare più, proviamo a
toglierlo e poi andarlo a riprendere. Ma sai cosa faccio adesso? Provo a spingerlo. Ma diciamo, questa cosa dell'erba è veramente, veramente fastidiosa. Non lo sposto. Neanche se ci arrivo un po' più veloce. Riproviamo ad agganciarlo, chissà che magari adesso si sblocchi. Che strano, però le altre cose sembrava che funzionassero abbastanza bene. Non si muove più completamente. Che cosa è successo, caro il mio accoglitore? Che forse si è riempito troppo. E io con questo trattore non riesco più. Facciamo un'altra cosa. Dato che ci ho pensato, vado a prendere la zavorretta. Perché probabilmente vuoi vedere che non ha funzionato per la zavorra. Perché la zavorra, non facendo peso sul davanti, probabilmente non ha fatto in modo che quello facesse presa sul terreno in maniera corretta. E mi stavo disperando la vita per questo. Guarda, mi auguro che sia così perché veramente a sto punto non mi viene. L'ho agganciata? Sì. Perché forse non c'era la corretta aderenza sul terreno a causa della mancanza della zavorra. Chissà se sia questo il problema. Immagini, siamo disperati tanto, alla fine era solo questione di montare la zavorra. Ci può stare, eh? Guarda, mi auguro davvero che sia questo il problema. Agganciamo no, rimuovi l'attrezzo, no, continua a non muoversi ugualmente. E scusa, che diamine devo fare se non riesco più a muoverlo, me lo spieghi? Non si muove più, si è bloccato totalmente. Allora proviamo a fare un'altra cosa. Riesco a trainarlo da davanti. Ma ha lasciato pure la zavorra qui. No, che poi non la trovo più. Ma forse nella mappa la trovo, però non lo so. La metto intanto qui. Fermati. Rimuoviamo. Ma visualizzi la zavorra sulla mappa? Sì, come un altro. Riesco a trainarlo? Non lo aggancia così. Allora, facciamo un'altra prova. Dato che abbiamo comunque qualche soldino da parte, io proverei ad affittare un trattore molto più potente. Questo a cosa serve? No, animali al momento non ci serve. Trattore. Prendiamone uno molto 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 potente. 350.000. 500. Un trattore per lavori pesanti. Lo affittiamo un attimo. Quanto costa affittarlo? 3.500. Sì, affittiamolo. Chi se ne frega. Ma motore lo lasciamo così. Colore. Grigio, arancione o nero? Beh sì, chi se ne frega. Mettiamo gli altri 20 cavalli, dai. Noleggiamolo, che non si può sapere mai. Sì, nero. Cambiamo, ecco qua. Al limite, se non fosse così, poi glielo vado a lasciare direttamente. Lo denoleggio immediatamente. È anche un pochettino più difficilotto da guidare. Leggo ancora. Prova ad affittare un lanciafiamme. Vedo che sei per le soluzioni estreme, caro Arlok, ma la cosa sinceramente non mi sdegnerebbe. Proprio, sinceramente non mi dispiacerebbe, anche perché, sai cosa?
Nelle coltivazioni molto spesso poi per rinnovare il terreno e per far fuori, diciamo, per eliminare gli insetti, sai, adesso non so quali siano i nomi specifici, ma comunque sai, ci sono quegli insetti che si nutrono nelle coltivazioni delle spighe e cose del genere, insomma. E si usa sia per rinnovare il terreno, sia per rinnovare le coltivazioni, sia per eliminare tutti gli insetti che sono dannosi alle coltivazioni. Allora si dà fuoco, è una cosa abbastanza normale. E dopo questo si usa rimescolare il terreno, quella operazione che qua chiamano coltivazione. Per cui niente di strano che non sarebbe male, ecco, affittare un lanciafiamme, ecco. Noi nel frattempo abbiamo affittato un trattorone potentissimo. Chissà se risolve il nostro problema. Se non lo risolve davvero, non so in che modo andare a prendere quella cosa. Quel carro di là. Abbiamo il trattore più potente in assoluto. Ci siamo giocati 3.500 euro d'affitto. Vabbè, li riprenderemo poi facendo un paio di lavori. Li faremo in giornata stesso così. Ce ne rendiamo un po' conto. Sì, ragazzi, io sento squillare il telefono, ma non posso rispondere. Come dico sempre, ogni tanto, quando io sono sul canale a fare le trasmissioni, metto da parte il fatto di avere una vita sociale. È il discorso di prima, vedi, spegni il telefonino. Io mi metto alla PlayStation e metto il telefonino da parte, e giustamente è fastidioso anche. Insomma, se sto facendo la trasmissione, sto parlando con voi, e non è giusto che mescoli la mia vita privata, ecco. Però la mia intenzione è quella di un giorno, e non so quando comunque faremo una trasmissione prima della quale abbiamo già organizzato l'argomento, è quella di fare una trasmissione in diretta, cioè con il cellulare. Vederci, ok, voi vedete me magari in un posto qualsiasi, può essere una terrazza, un bar, quello che diamine sia, e guarda che differenza, è il doppio praticamente. Ci vediamo in un bar, come si dice, addobbiamo proprio un salottino, un paio di divani, una cosa del genere, magari avendo anche degli ospiti, chissà chi potrebbe essere, chiunque, ed in quel caso davvero mettersi a. Col trattore potente lo muovo. Il trattore potente l'ho mosso immediatamente. Quindi, diciamo, una delle mie teorie era giusta: che il trattore potente fa sentire la sua potenza. Ci siamo tolti un dubbio. Quella del raccolto rimane sempre un po' misteriosa, nonostante io abbia attaccato anche la zavorra. Ma un'altra domanda. Di queste zavorre ce ne sono di più pesanti, suppongo. Infatti, contrappesi. Questo è per 50. Forse agendo la controllo attrezzature pesanti. A questo punto direi di andare a noleggiare anche questa. Quindi facciamo una cosa. Usciamo da questa, perché immagino a questo punto che per questo carro pesante, anche se l'ho visto lavorare un attimo, per questo trattore pesante ci voglia un contrappeso molto pesante. Quindi usciamo un attimo con questo attrezzo da qui e ci fermiamo. Rimuovo questo e rimuovo, no, questa qui, questa zavorretta la rimuovo qui, la zavorra piccola. Ok, dopodiché vado ad affittare l'altra zavorra più pesantuccia. E l'unico contrappeso, ecco, non ci sono altri tipi di contrappesi, vero? Non mi pare, no. Affitto questa, la noleggio e immagino, devo andare a vedere dove sia, perché immagino sia nello stesso negozio, sì. Quindi metto la tappa qui. E rifaccio la stessa strada. Ok, questo
Così voglio vedere se, giustamente, avendo il trattore più potente e la zavorra più pesante, se il lavoro possa essere fatto a dovere, perché mi viene da pensare che logicamente il trattore più pesante con una zavorra piccolina, non, cioè la zavorra piccola non abbia il peso adatto a poter fare appunto da contrappeso alla, al carro a trattore più pesante. Leggo ancora. Oh, c'è un commento lungo da parte di Arlock. Mi fermo un attimo. Tornando all'argomento musica, ho ascoltato Angel Dust dei Faith No More e mi è piaciuto, ma non capisco il vero significato di Be Aggressive. C'è un messaggio particolare? Il messaggio particolare di Be Aggressive. Intanto sono felice che tu abbia ascoltato il dove diamine sto andando? Oh, giusto. Sono felice che tu abbia ascoltato i Faith No More e soprattutto Angel Dust, che è secondo me l'album più bello in assoluto dei Faith No More. Sono tutti belli, magari facendo eccezione per i primi due che sono un po' forse insicuri. Avevano lanciato il genere, ma forse non l'avevano modellato come volevano, perché probabilmente è stato Mike Patton con la sua estensione vocale ad aver dato quello che serviva ai Faith No More. Però ti dico, nonostante questo, tu mi chiedi il significato di Be Aggressive. Be Aggressive non è di per sé una canzone che abbia un significato specifico, più che altro è nata per caso. Allo stesso modo di come è nata Dirty Steps to Nowhere dei Pantera. È nata allo stesso modo con un fine diverso. Siccome il tastierista, se non sbaglio il tastierista, forse dico una baggianata enorme, se non sbaglio il tastierista dei Faith No More è omosessuale. E praticamente aveva una diatriba comunque amichevole, in maniera così sopra le righe, con Mike Patton, che appunto lo prendeva in giro, sempre, ribadisco, in maniera amichevole e non offensiva. Allora, se ci hai fatto molto caso, prima del corretto delle cheerleader, Mike Patton dice costantemente, dice 4 volte I swallow, e lo urla, sai, I swallow, I swallow. Se traduciamo letteralmente I swallow, vuol dire io assorbo, cioè io me ne faccio carico, io assorbo, 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 e dopodiché esplodo e divento aggressivo. E be aggressive dovrebbe essere un modo di liberarsi. Ma in questo l'intento del tastierista era quello di far ripetere costantemente a Mike Patton la parola I swallow, che detto in maniera volgare significa io faccio l'atto orale, sessuale, no? È quello. Siccome è stata una sfida, gli è riuscita musicalmente e hanno fatto questa cosa. Quindi da un lato c'è il significato della presa in giro tra il tastierista e tra il cantante, che hanno fatto questa specie di giochino, e lui giustamente, figurati se Mike Patton si lascia come si lascia prendere da queste cose, lui si butta in tutto, e quindi hanno creato questa canzone a metà tra questa sfida tra loro due, ripeto, amichevole, così scherzosa, e dall'altro comunque il significato è proprio quello di praticamente ti succedono delle cose, tu come si dice, assorbi, assorbi oggi, domani, dopodomani, a un certo punto esplodi e diventi aggressivo e ti dice non tirarti indietro, be aggressive proprio. Ed è cantato dalle cheerleader proprio perché c'è sta intanto il fatto di prendere le lettere singolarmente, lo sai, datemi una A, datemi una G, sono le cheerleader, insomma, e il loro lavoro è quello. E da un lato c'è il fatto che comunque serviva una voce femminile, ma comunque la canzone è scherzosa e spezza col fatto dell'omosessualità e con la voce di Mike Patton, che sappiamo che è quello che è. E hanno praticamente unito tutte queste cose e c'è una canzone che allo stesso tempo è divertente, che è significativa, che è sopra le righe, ma comunque che vuole dare un messaggio intanto di anti-omofobia.
perché è cantata davvero con molta leggerezza, con molta semplicità, e dall'altro del prendere le cose con leggerezza, e dall'altro ancora comunque che non è giusto assorbire sempre, fare sempre la parte di quello che assorbe, di stare zitto. A un certo punto, quando ti scoppiano i cosiddetti, è giusto che tu tiri fuori, non è che devi essere aggressivo e prendere tutti a legnate, voglio dire, però insomma fai valere quello che sei. E c'è questo dualismo in questa canzone. Spero di aver esaudito la tua curiosità, insomma. Ecco qui, abbiamo il nostro trattore completo, il nostro trattore potente. Abbiamo speso $1 miliardo per rendere... Oh, è velocissimo in confronto. Ehi, fermati. Dobbiamo andare indietro, caro signor trattore, perché dobbiamo attivare il nostro attrezzo. Vediamo se adesso lavora in maniera un po' più decente. Ma nemmeno per idea. Ho come anche l'impressione che questo attrezzino che abbiamo scelto per raccogliere sia molto poco adatto, ma ormai è pieno a 6.000. C'è un altro commento, vado a rileggere. Allora, be aggressive. Sì, be aggressive, io sono dell'idea, guarda. Poi, sai, io ero tanto tempo fa, quando ero più piccolino, per una serie infinita di ragioni che non ti sto qui a raccontare, che non vi sto a raccontare, se qualcuno poi seguirà il video, per tanti motivi ero molto remissivo. Cercavo di sempre di evitare le liti per amore del quieto vivere, per amore della pace, come si dice. Però a un certo punto è proprio così, era la canzone faceva proprio a caso mio. Era svollo, assorbi oggi, assorbi domani, dopodomani, giorni, settimane, mesi. Poi a un certo punto, che tu voglia o non voglia, per quanto tu possa essere buono, disponibile, possa evitare le liti sempre per amore del quieto vivere, ripeto. Come si dice, ogni limite è una pazienza, disse un tale. Poi a un certo punto esplodi. Esplodi e tiri fuori quella rabbia che hai assorbito per un tempo immemore, per tempo del quale non hai più memoria da quando sia cominciato veramente, e quando esplodi diventi peggio di un demone incazzato, ed è una cosa che purtroppo succede. Io ti posso dire che, siccome comunque generalmente sono una persona calma, ok, magari mi vedi quando io faccio discorsi molto animati, anche contro gli stessi influencer, contro i politici, contro i musicisti che si vendono, tu lo senti nel mio parlare, sono molto animato, cioè discuto molto animatamente, sono accurato nelle mie cose, perché sono cose nelle quali io credo nella musica, credo nella passione, credo anche nei videogiochi, cioè credo nella passione di chi programma i videogiochi e chi li mette in atto, credo nella passione di chi scrive i libri, credo nella passione di chi scrive le canzoni, e queste cose mi fanno incazzare quando passano dalla passione ai soldi. Quindi sono accorato, ma poi per il resto la rabbia mia non c'è mai. Cioè, in fin dei conti, mi sfogo, sono così sincero, ti parlo delle mie cose, sì, va bene, ok, dopo perché rido? Ci rido sopra, anche con gli amici spesso. Parliamo, le prendo in giro, parlo quei 5-10 minuti in una cosa che può essere seria, le parlo accuratamente, ripeto, le persone che mi conoscono di persona lo possono testimoniare. Nel frattempo sto trattore non è servito una benamata cippa di nulla, quindi andrò a... Tra l'altro 6.000, se qui veramente raccogliesse tutto quello che si vede da raccogliere, probabilmente sarebbero 50.000 queste riserve di erba, ma comunque non c'è modo. Dicevo, questa mia rabbia comunque, poi che poi non è rabbia, ripeto, è un essere discutere animatamente delle cose in cui credo, poi di per sé passa. Però io ti posso testimoniare da parte di amici miei che non mi hanno mai visto arrabbiato, e che qualcuno mi dice: io ho paura averti arrabbiato, perché è una cosa estremamente rara vedermi arrabbiato, proprio essere seriamente incazzato. Mi è capitato poche volte, ma io stesso mi rendo conto che non è una bella cosa, perché fondamentalmente sono una persona calma che cerca di evitare le liti, perché non mi piacciono per niente, non mi va, non sono una persona guerrigliera.
tranne che io debba lottare per una cosa che ritengo ingiusta, e in quel momento, quando io vedo un'ingiustizia, divento particolarmente incagnito, particolarmente. Ma poi si tratta lì di una rabbia buona, di una rabbia che ha dei fini buoni, non si tratta di una rabbia fine a se stessa, che serve solo per fare casino o roba del genere. No, si tratta di una rabbia che ha un fine di, cioè un fine costruttivo, si deve arrivare a qualcosa. E poi disse Bud Spencer nel film Chi trova un amico trova un tesoro. Bud Spencer, buon animo, ormai sappiamo che non c'è più, disse: non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. E mi sa, devo dirti, mi sa che aveva ragione. Questo è quello che io penso. Nel frattempo che abbiamo fatto questo raccolto, mi auguro di andare a prendere, come si c'era questa cosa, rimuovo l'attrezzo. No, non volevo fare questo, scusa, chiedo scusa, ho sbagliato, non dovevo lasciare il carico, volevo fare un'operazione che non c'entrava niente. Voglio vedere se io posso andare a consegnare questa erba, cioè consegnare, riporre questa erba nel silo. Comunque, intanto Harlock, ti ringrazio ancora per l'ennesima volta per essere sempre qui, praticamente sempre presente, almeno nel 99% dei casi, di proporre le tue argomentazioni che io, nelle quali io prendo atto e come si dice, rispondo con piacere. Mi auguro che le mie risposte siano esaustive, insomma, in questo. C'è un altro commento. E i Soad ti piacciono? Guarda, per quanto riguarda i System of a Down, se sono i System of a Down, correggimi se sbaglio, ti posso dire, c'è qualcosa che mi è piaciuta e qualcosa di no. Per un breve periodo ti devo dire che quando sono partiti, quando li vedevo praticamente lanciarsi nel pianeta musicale, li ho visti un po' 50-50, perché da un lato mi sembravano un po' troppo pressati, cioè spinti da qualcuno che voleva che ci fossero. Ma sono riuscito a depositare il prodotto, meno male. E dall'altro lato invece, comunque, in loro ho visto una passione, perché vedevo che comunque loro cercavano di impegnarsi a modo loro, e non mi sembra che avessero inizialmente intenzione di vendersi. Li ho visti molto dentro le loro convinzioni, e la musica che facevano, seppur fosse un ibrido che tu conosci bene tra un metal e un non metal, era piacevole, perché comunque c'era tanta rabbia espressa, c'era tanta ingiustizia anche espressa. Però dopo un pochettino di tempo ho avuto come l'impressione, subito dopo il loro lancio, hanno avuto quei 2-3 anni in cui sono stati proprio messi lì alla grande, sai, erano proprio uno dei fulcri musicali del momento. Dopo questo periodo ti devo dire che ho avuto come l'impressione che si stesse un po' ammorbidendo, ma non ammorbidendo musicalmente, perché comunque sono rimasti abbastanza fedeli alla loro linea, certo con degli alti e dei bassi ovviamente, ma avevo come l'impressione che si stessero un po' commercializzando pure loro. E questa cosa, come vi ho detto tante volte, mi dà molto 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 fastidio, tanto è vero che poi, insomma, si sono spenti. E credo che il loro spegnimento sia stato proprio in seguito al fatto che molta gente come me si è resa conto del fatto di: ma che state facendo? Siete partiti in un modo e ora siete un pochettino ammorbiditi.
ti devo dire che ci sono delle cose che mi piacciono, vecchie, dei primi album che mi sono piaciute, non rientrano sicuramente nelle mie band preferite perché questo ibrido tra un metal e non metal che poi non è proprio convintissimo e si è un po' lasciato influenzare da altri generi che andavano un po' più di voga quando loro sono entrati in auge e non mi ha convinto per questo. E da questo ti devo dire che purtroppo non rientrano nelle mie band preferite. C'è qualche canzone bella, gradevole, qualche altra meno, ma personalmente non ho album dei System of a Down e non me li vado a cercare, anche quando metto della musica di sottofondo, così mentre faccio dei lavori o cose del genere, non è una band che vado a cercare. Quindi ti posso dire, se capita ogni tanto una canzone, la ascolto, va bene, ma fine a se stessa. Non rientrano nelle mie band, insomma, ce ne sono tantissime altre. Guarda, ti posso fare un esempio. In questo periodo, ultimamente, mi sto facendo molto prendere dagli Intervals. Non so se li conosci, gli Intervals sono una delle gente, chiamiamole così, a me non piace, di queste band che hanno appoggiato il loro genere sul gent e che fanno musica strumentale. E ci sono dei brani veramente, veramente belli, sono altissimamente tecnici loro. È un metal a cavallo tra il progressive e il technical, è molto bello, molto allegro, ci sono delle vene di melodica, anche qualcosa di power, ti dirò, molto poco, ma c'è un'influenza power. E il gent poi diciamo che è un'evoluzione di quello che era il progressive, un po' mescolato con il thrash, perché poi ci sono pezzi molto trash sicuramente, però sono piccoli ponti dentro le canzoni. Però il fatto che abbiano questa musica che principalmente è estremamente motivante, mi piace moltissimo perché è molto motivante, soprattutto nello sport. E poi comunque è allegra, cambia, ci sono bei ritmi e loro sono davvero bravi, eh? Davvero, davvero bravi. E ti parlo comunque di album comunque ormai tra virgolette vecchiotti, che se non sbaglio sono del 12-13, quindi non sono nuovissimi, 15, giù di lì. Non sono proprio di ultima uscita, non sono neanche degli anni 80 o 90 che siano, però insomma hanno quei 5-8 anni che fanno già un po' di storia. Però la sto ascoltando un po' di musica strumentale sempre. Sul progressive, sul death tecnico, sul death melodico, power thrash, per ora ascolto questo. Sicuramente System of a Down non rientrano in questo. Quello che devo fare è liberarmi dei miei veicoli, o meglio, di principalmente di questo. No, non è questo, scusate, è questo che devo liberare. Non la zavorretta che ho preso adesso. Questo qui. Lo vendo bene, venderò anche, a questo punto vorrei vendere il mio trattorino, anche se non ha senso sinceramente, perché quando c'è da lasciar fare il lavoro ai lavoratori, per adesso, prima di passare al livello successivo, potrei anche tenermi questo per un po'. Questo è l'ultimo che ho preso praticamente. Sì, perché è quello di colore nero. Va bene, potrei liberarmi di questo aratro piccolino che è quello mio. Perché vorrei prendere uno più grandicello per andare a preparare un altro dei miei terreni. Lo voglio. Però lo vorrei arare io, ma questi ancora sono, tra virgolette, ma guardate, qui c'è un'infestazione del 58%, ma nonostante questo non è ancora arancione. Che strano. Qua il 49 e qua il 48. Qui tecnicamente si potrebbe anche andare a raccogliere. Andiamo a dare un'occhiata a questo terreno.
Ormai ho questo trattorino, questo potente, diciamo che mi ci sono già affezionato. Abbiamo scoperto, vedete, che certi mezzi, comunque, anche se richiedono 75 cavalli, perché quel raccoglitore ne richiedeva 75, però con lo stesso trattore da 75 non riuscivo a muoverlo. Ci siamo tolti un dubbio. L'altro dubbio era quello di raccogliere, ma credo che in quel campo, essendo piccolino, perché abbiamo visto che era... Ah no, da qui non lo possiamo visualizzare. Ecco, da qui si vede. Questo è un 0,95. Quello era uno 0,55, quindi penso che non sarebbe arrivato a 10.000 in ogni caso. Quindi probabilmente quel 6.000 era il massimo che potesse dare, a parte qualche spruzzettino, diciamo, in più. Qua stiamo vedendo, qua sembra che siano cresciute queste cose, però prima di farlo, a questo punto, siccome sono le 21:24 e mi è rimasto un pochettino di energia, voglio andare a fare un altro lavoro per mettere qualche altro soldino da parte. Ci stavamo recando presso l'altro lavoratore, sì, e poi vedere se andare a riposare quelle 6 ore per recuperare un po' di energia. Vediamo se ce lo permette di farlo. Ed è anche questo della musica. Addirittura abbiamo due puntate del salottino, nelle quali abbiamo già parlato di musica, e ho visto, tra virgolette, che sono le più gettonate. Quello degli argomenti piccanti ancora ha delle difficoltà, perché sai che cosa penso? Che poi la gente pensa che gli argomenti piccanti siano un clickbait, non sapendo comunque che abbiamo parlato un pochettino di cose un po' inusuali rispetto ai nostri standard. Quindi magari sai come qualcuno che vede argomentazioni piccanti potrebbe pensare: ah vabbè, l'ha messo per far vedere il video, quando invece non è vero. È capitato un paio di volte che io abbia messo un titolo clickbait e io ho scritto nella descrizione: è un clickbait, ce l'ho fatto chiaramente. Strano, sì. Caro signor Bill Johnson, ci sarebbe da richiesta attrezzatura propria. Sto cercando coltivatori, esperto concimare e utilizzo dei macchinari. Noi abbiamo il concimatore? No, quindi non lo posso fare. Non adesso, non voglio andare a prendere altre, cioè andare ad affittare null'altro, almeno in questo momento. Wow, sono andato sulle due ruote. Non era mai successo finora. Fatto questa macchinina così piccolina. Sì, poi voglio anche provare, magari più in seguito, forse non si può dire, in futuro, a prendere un modellino di auto. Scusa un attimo, vediamo quali ci sono intanto. Negozio, quali sono le... Ah, c'è il quad. Però andrà lento perché... Allora, è un 15 litri, 70 km all'ora. Questo è 75, ma nemmeno va più lento di questo, tanto. 100 km all'ora, poi c'è la Hercules. Anche questa 100. Allora, mi sa che prenderò questo perché mi fa simpatia il quad. E venderò questa. È più piccolo il serbatoio, però chi se ne frega. A un certo punto girare col quad lo preferisco. Va bene, dai, faccio questa cosa e poi lo vado a comprare. Andrò direttamente al negozio. Venderò questa auto e prenderò il quad. In questo momento questo laghetto sembra una delle pozzanghere di Fallout, quelle che sono praticamente radioattive al 2000%. Fallout, vedi, Fallout è un altro titolo che probabilmente porterò quando comprerò il pad nuovo. Cosa ci dice il signor Tom Walker, Tommaso Camminatore? Richiesta attrezzatura propria. Operatore esperto di trattori, cammini dove l'esperienza semina e irrorazione. Però ci danno 3.100 e il bonus attrezzatura che è 2.000. E siccome ce l'abbiamo, abbiamo sia la seminatrice che l'irrolatrice, accettiamo. Vai al luogo di lavoro. Sì, ma prima di andare al luogo di lavoro, che si trova abbastanza vicino, noi faremo una deviazione verso la nostra cosa, perché ci serve prendere il... Intanto prima dovremmo comunque andare a vedere di che lavoro si tratta, perché altrimenti possiamo prendere l'attrezzatura sbagliata.
Vediamo di cosa si tratta il primo lavoro. Irrorare il campo, d'accordo, va bene, dobbiamo irrorare per prima cosa. Quindi cambiamo, andiamo a prendere il nostro trattorino, quello nero, non quello verde, scusate, ecco, e andiamo a prendere la nostra macchina irroratrice che è questa di qui. Così ci facciamo il nostro bel lavoro di trattoramento. Dobbiamo ricaricarlo? No, credo io. Sai che ti dico, per sicurezza facciamo. Conoscendo i miei polli, è qui che si ricaricava. No, scusate, ho sbagliatissimo. È qui che si ricarica. Ecco, ricarichiamo, mettiamo al massimo. Ritira pesticida, ecco, sì, infatti. Ci mancavano le nostre 254 unità. Le andiamo a ritirare. Non si può fare manovra con questi cosi, proprio non c'è modo. E andiamo a sbrigare il nostro lavoro. Abbiamo 53 minuti, solo che 53 minuti, a differenza del tempo di gioco, li dà in real time quando c'è da fare il lavoro, quindi abbiamo molto 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 tempo a disposizione e noi ne approfittiamo vigliaccamente. Ci andiamo a fare la nostra irrorazione con la nostra attrezzatura e ci facciamo pagare 5.000 soldini che ci servono a pagarci totalmente l'affitto di questo trattore potente. E in maniera molto vile approfittiamo. Salve al nostro caro concittadrone, anziché concittadino. Mi è venuto in questo momento concittadrone. Stavolta è potente il trattore, si sente. Eccoci qui. Scusatemi, devo irrorare il campo. Dispiega l'attrezzo. Dispiegati. Qui è molto alto, guarda quanto è alto. Altissimo davvero. Attiva l'attrezzo. Eccoci qua. Va avanti. Lentamente, ma ci va. C'è modo per capire se c'è, se è fatto o non è fatto. No, quindi ci dobbiamo andare in maniera casuale. Ecco, mentre prima questa cosa, quando l'abbiamo fatta la prima volta, andava in maniera molto molto veloce, adesso non si muove di un filo. Non capisco il perché. E non so nemmeno quale zona sia fatta e quale no. Non è che anche questa cosa, facciamo una cosa. I nostri veicoli, abbiamo l'irrolatrice, vediamo, è questa, ripristina, no, seleziona, la devo ripristinare quando è ferma, giusto? Mi pare anche giusto. Allora, un pochettino sta andando, quindi diciamo che noi continuiamo nella nostra, nel nostro lavoro, facciamo il giro stretto, tanto per fortuna questo macchinario è abbastanza largo, quindi ci dà la possibilità di coprire più spazio nel terreno. Quindi diciamo che dovremmo saltare meno cose possibili, anche se non vedo assolutamente. Proviamo a spegnere i fari, vediamo se ci aiutano. Non si capisce minimamente quale possa essere la parte di terreno già disinfestata e quella ancora da fare. L'unico indicatore al quale possiamo fare riferimento è quello celeste. Irrora il campo prima che finisca il tempo. Però già diciamo che in alto l'indicatore degli insetti è passato dal rosso ad arancione ed è un buon segno. L'indicatore quello celeste è circa, sarà quasi a un quarto più o meno. Ma diciamo che sto proseguendo, dai. Mi aspettavo un po' peggio date le ultime vicissitudini.
Ho come l'impressione che il gioco sia strutturato in modo che comunque tu a un certo punto, quando hai preso un minimo di dimestichezza col gioco, sia costretto a prendere le attrezzature più importanti, insomma, anche più costose o migliori qualitativamente per poter fare i lavori. Ho come questo tipo di impressione. Una cosa che mi piacerebbe fare è quella degli animali, però siccome già la vedo un po' complicata di suo, penso che dovrei passare a fare i lavori dei miei campi, darli tutti ai lavoratori. Sì che finora sono costati poco, diciamo sempre sotto i 200. I lavori miei, quelli che posso fare io come quelli che sto facendo, farne di più, ovvero evitare di perdere il tempo nelle mie coltivazioni affidandole ad altri lavoratori e io continuare a lavorare sui campi degli altri, perché comunque i guadagni sono molto 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 più alti. Ecco, adesso l'indicatore è passato a verde, ma comunque il lavoro siamo al 50%, quindi proseguiamo ancora. Vedo avanzare l'indicatore molto lentamente, ma lo vedo avanzare. Vabbè, l'importante è che vada avanti, quel poco che va. Avete sbagliato di poco, ma avete sbagliato. Rimandate il raggio trasportatore. Questo è per pochi ormai. Beh, l'indicatore in alto ormai è verde, quindi per lui è pulito, ma il lavoro si deve portare a termine ugualmente. Noi riaccendiamo le nostre luci, così ci guardiamo un po' di pioggerellino. Questo che tipo di coltivazione è? Sono molto alte, sembrano. Vediamo un po'. Cosa diamine sono queste cose secondo voi? Sembrano pannocchie, vero? Danno come l'impressione di essere pannocchie, poi magari mi sbaglierò. Non lo so. Sì, ma qua siamo quasi al limite del campo, fratello. E come facciamo ad arrivare al massimo? Immagino di doverci ripassare più volte. Infatti per ora non sta andando avanti e non sta consumando niente. L'ho spento? No, non l'ho spento. Ragazzi, in questo frangente ho davvero delle difficoltà a capire in che modo prima mi dava la possibilità di farlo tranquillamente e ampiamente, ora invece è molto ridotto il lavoro che io possa fare. È davvero ristretto, tantissimo ristretto. In questo momento non si sta muovendo per niente, praticamente. Zero totale. C'è un'altra parte di campo che io non ho fatto, forse. Facciamo da questa parte. Cerchiamo di avvicinarci ai bordi tenendo una parte dell'attrezzatura fuori, così siamo sicuri che riusciamo a prendere tutto il bordo. Stessa cosa faremo qui. Ho girato un po' male, ma con queste attrezzature girare in maniera corretta è pressoché impossibile. In un modo o nell'altro ci sono riuscito. Adesso, secondo voi, in 44 minuti io riuscirò a trovare lo spazio che serve per, cioè, la
riuscirò a coprire gli spazi che lui dice che non siano stati fatti? È sceso in questo momento a 72 da 80, quindi diciamo che un altro minimo l'abbiamo fatto. Però è strano davvero. Rifacciamo anche questo lato di bordo, non si può mai sapere se qualcosa è saltato. È sceso anche a 70. Va bene, prima ho fatto diciamo dal lato più lungo, adesso facciamo dal lato del rettangolino più corto, vediamo se il lavoro che sto facendo rientra nelle aspettative di questo campo e del gioco. Anche qui fa molta difficoltà, è da un periodo che gli è preso praticamente la difficoltà sia chiedo scusa, nei lavori che facciamo sui nostri campi, sia nei lavori che facciamo sugli altri campi. C'è qualche cosa che non va. Io mi auguro di avere un po' di tempo nei prossimi giorni per raccogliere delle informazioni, perché non vorrei che questo gioco si sia buggato e non abbiamo più modo di andare avanti. Mi dispiacerebbe comunque. Cioè, è costato 1 euro, voglio dire. Però non ha comunque senso, perché finora ci ha accompagnato tantissimo, ma se non possiamo utilizzare nemmeno questo, è logico che bisogna trovare un altro gioco simile che sia di sottofondo, che non richieda insomma parecchio impegno durante le nostre domeniche. Speriamo magari di riuscire a finire questo lavoro, perché praticamente passiamo, ma non succede nulla. Io sto cercando di stringere il lavoro il più possibile, insomma, di rientrare nei ranghi, se così si può dire, di fare le curve strette, di non lasciare spazi vuoti, ecco. Sto passando più volte, ma come facciamo a finire il lavoro se non mi dai possibilità di farlo? Anche andando lentamente non mi dà questa possibilità. Comunque, torno a dire, io resto comunque stretto, lo consumo anche fuori. È sceso un pochettino anche fuori dal campo. Scendeva l'indicatore fuori dal campo. A questo punto mi sale la curiosità, vogliamo provare anche intorno al campo per vedere se si muove. Qua si muove. Consuma e sale anche l'indicatore. Sta consumando 45, 44, quindi fuori da qui consuma, ma non so se salga l'indicatore quello a destra. Per ora è sotto la C, non mi pare di vederlo salire. No, però sta consumando. Incredibile, cioè consuma il diserbante praticamente fuori dalla coltivazione. Giustamente il campo non mi dà nulla. Riprendiamo il lavoro da dove era. Insomma, un po' l'avevo lasciato un po' prima, che era in mezzo a questi alberi. Qui non si muove più nemmeno l'indicatore.
Vediamo se mi dice qualcosa sulla mappa. Scusate un attimo. Non mi dice nulla. Vai alla posizione, sono già alla posizione. Quale parte del campo devo fare, tesoro? Che lo sto facendo tutto. Ecco, qui avevo lasciato da poco il secondo albero, diciamo. È sceso un pochettino quando siamo usciti dal campo. Sto passando un sacco di tempo e non stiamo concludendo più nulla. È lo stesso problema del campo dell'erba praticamente. Non raccoglie e qui non irrora. Non si è proprio più mosso. Vabbè, io proseguirò per un pochettino, perché comunque devo capire in che modo deve andare. Anzi, ragazzi, facciamo una cosa. Io direi che proprio per evitare di perdere tempo con questa storia, e comunque insomma un po' di tempo è passato, siamo stati abbastanza in compagnia e io di questo vi ringrazio tantissimo, sempre come faccio tutte le volte, vi ringrazio per avermi regalato la vostra compagnia, ringrazio Arlocco onnipresente, ringrazio anche quelli che passano, i silenziosi, insomma. Direi che per oggi va bene così. Io perderò un altro po' di tempo a cercare di capire cos'è che non funziona, di modo che quando avvieremo la prossima trasmissione con Real Farm evitiamo di restare bloccati qui a farci domande sul perché e su per cosa. Quindi, se le cose vanno secondo i programmi, mi auguro che domani sera, lunedì sera, si possa fare la trasmissione di Root Letter. Dopodiché, per questa settimana di Ferragosto, io lascerei stare. Insomma, ci rivedremo magari dalla settimana successiva in poi, quindi dal 17 in poi. Detto questo, ragazzi, io grazie ancora una volta. Vi auguro una splendida domenica. Ricordo sempre di iscrivervi, di commentare, di condividere i video, lasciare like e quant'altro. Sono cose che già sapete a memoria, ve le ho ripetute fino allo sfinimento. A questo punto mi fermo in mezzo al campo proprio, resto qui ad irrorare. Vi saluto calorosamente, anzi frescamente, dato che comunque siamo in piena estate e fa caldo. E detto questo, a questo punto, come sempre, il mio invito è sempre lo stesso, ragazzi, di ritrovarci al prossimo video.